buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo alla Romeo Menti a Castellammare di Stabia, dove il Pisa ha perso per 2-0. Pisa è sceso in campo sottotono, Pisa è sceso in campo con una non voglia di giocare e quindi abbiamo perso per 2-0. Gol di Wagner. E poi nella ripresa artistico ci ha messo, diciamo così, ha chiuso la saracinesca. Primo tempo dove Pisa ha subito, senza nascondersi dietro un dito, abbiamo subito, abbiamo praticamente non abbiamo fatto niente, neanche un tiro. Questo è il primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto vedere qualcosina con i cambi. Qualcosina abbiamo fatto vedere, ma la mediana ormai era troppo compromessa. Anche se Inzaghi ha cercato di buttare dentro Angori, Højlund, Lind, ormai la partita era compromessa e quindi non siamo riusciti a... Forse nel momento migliore abbiamo preso il gol del 2-0, cioè di quello che praticamente ci ha dato la bastonata finale. Che dire, poi Vignato ci ha messo del suo, si è fatto buttare fuori a gratis, io direi, perché la partita ormai era finita e quindi queste cose, secondo me, non si fanno. Beh, questa è stata la partita, una non voglia di giocare. Un Pisa non è stato un Pisa aggressivo come sempre, non ha tenuto il pallino in mano, non è riuscito a sboccare niente nel primo tempo, nel secondo qualcosina, ma ripeto, ora andiamo a vedere, a valutare per singolo. Semper 6, non può nulla nelle sole due reti, però potrebbe gestire forse un po' meglio la difesa. Comunque Semper 6 era sufficienza piena. Caracciolo oggi mi è piaciuto giusto, 5, viene spesso superato dagli avversari, e resta immobile sul raddoppio. Canestrelli 5,5, forse il meglio, o forse diciamo così il meno peggio, 5,5. Bonfanti 5, malissimo sulle impostazioni, copertura poco meglio, ma comunque insufficiente, prestazione insufficiente. Arena è entrato al 71esimo, quando Inzaghi ha cominciato a capire che così non andava, ma l'ha capito troppo tardi. Entra, messo dentro Arena, appunto, entra, ma non riesce a far nulla davanti. Touré 4,5, non è il suo ruolo, non è, sbaglia troppo ed è inconsistente. Dal 46esimo entra Vignato entra bene, sì, qualcosina ha fatto vedere e poi si fa cacciare fuori in quella maniera, quindi io gli do 4 perché ora metti in condizioni tutta la squadra di, cioè, dovremmo affrontare il Cesena e così questi falli gratis non si fanno sicuramente. No, Habilgrad 5, è inconsistente sto giocatore, l'ho visto oggi, inconsistente, impalpabile, e sbaglia, parte fermo che sta fermo, poi sbaglia troppo. Dal 64esimo inserisce Højlund, 5, perché alla fine perde troppi palloni in mediana e non dà il supporto che dovrebbe dare. Marin, 6, è l'unico che prova a fare ordine in mediana, prova a fare qualcosa, ma non trova sbocchi, non c'è niente da fare oggi, è una partita così. Beruato, 5,5, copre al meglio, fa quello che può fare, ma è troppo poco. Da 46esimo Angori, 6. Non riesce a incidere positivamente in avanti, però qualcosa sicuramente ha dato. Piccinini, 5,5. Non tocca un pallone rilevante ed è sempre fuori dal vivo del gioco. Io l'avevo detto, aspettiamo a... A parte che oggi è stata una debacle, cioè di tutti, quindi è inutile che... Comunque. Moreo 5, lotta, fa sportellate, è vero, però non riesce a essere incisivo davanti alla palla del pareggio,
fra i piedi e la butta su Marte. Questo è. Poi, quando prendi i pali, come quando... è così, non c'è niente da fare. È così e basta, è inutile, è così. Bonfanti 5,5. Purtroppo il colpo di tacco non gli consente di regalare il pareggio al Pisa, perché poi il suo tiro viene deviato e poi ha avuto un'altra occasione sulla punta del piede, non è riuscita ad arrivare. Insomma alla fine perché poi davanti i palloni arrivavano centellinati, nel primo tempo non è arrivato proprio e nel secondo arrivavano centellinati, quindi ha fatto quello che ha potuto. Dal 74esimo Lind senza voti, direi, perché non ha toccato un pallone. Questa è la situazione. Inzaghi oggi 4,5, perché non ha preparato la partita come, secondo me, non ha preparato la partita come doveva preparare. Non ha caricato i ragazzi quando devono essere caricati. I ragazzi vanno caricati. Noi dobbiamo scendere in campo con l'aggressività, come abbiamo sempre fatto, essere aggressivi, anticipare l'avversario. Invece oggi abbiamo fatto proprio l'opposto. Siamo scesi sciarbi, siamo scesi senza voglia, siamo scesi, ci facevamo anticipare su tutti i palloni. E così non si può giocare, così non arrivi a niente. Così non arrivi a niente. Quindi, però, ripeto, per chiudere, alla fine, vabbè, non è successo niente di che. Bisogna solo lavorare e i piedi, cioè la testa sulle spalle e piedi a terra. Questo dobbiamo fare. Sguardo basso, piedi a terra e testa sulle spalle. E allora va bene, perché questa squadra le potenzialità ce l'hanno. Oggi è andata così. La partita no, ci sta, e oggi abbiamo avuto la partita no. Beh, speriamo di riuscire a fare punti in casa contro Cesena, e insomma di riportare, anche perché poi c'è lo stop, sarà lo stop, quindi vediamo di, insomma, di fare una bella gara e di portare a casa un risultato positivo sul campo, sul nostro campo, sul Setil all'Arena, Stadio Romeo Anconetani. Bene, io mi fermo qua. Se vi è piaciuto il video, solite cose, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, eccetera eccetera eccetera. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.